Tutto pronto a San Rufo per la 21esima edizione della Festa della Castagna che si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre. Ascoltiamo le interviste per conoscere il programma e le novità. Il 31 alle ore 19.30 ci sarà il taglio del nastro alla presenza dei due consiglieri regionali, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, del presidente della comunità montana, il dottore Vittorio Esposito, e con una partecipazione, mi auguro, consistente dei sindaci del Vallo di Diano, dove noi già abbiamo dato l'invito. Questo chiaramente è per quello che è la partenza della sera del 31. Io l'appello però lo faccio a tutti i cittadini del Vallo di Diano e anche ai miei cittadini di San Rufo a partecipare a questo evento, perché io penso che sarà veramente un evento straordinario. Qual è stato l'apporto del Forum dei Giovani nell'organizzazione della Festa della Castagna? Quest'anno ci siamo impegnati come Forum dei Giovani, appunto, a aggiungere un piatto, che è il tagliere, e abbiamo deciso di prendere gli stand del vino, della birra, e ovviamente saremo disponibili in tutto con la Proloco a dare a aiutare. Abbiamo organizzato anche dei giochi, tra cui la Dama di Bacco per esempio, per aiutare la serata, e il tagliere è una grande novità in quanto ha dei prodotti tipici, oltre a ovviamente dei prodotti riguardanti la castagna, come per esempio il miele o delle castagne salate che faranno da tarallo, diciamo, d'accompagnamento al vino.